Quando ho iniziato a fare video su questo canale, non è che ce ne fossero molti di professori, sinceramente eravamo in pochi. Io mi sono sempre riproposto di parlare in questo canale solo di scuola, principalmente di argomenti curricolari, cioè le mie materie. Ho notato che molti, e non faccio nomi, ultimamente si sono messi a fare un po' i guru, anche su argomenti che non sono necessariamente propri. Io parto dal principio che la storia si fa con almeno 50 anni di lontananza dai fatti, perché altrimenti è cronaca e non è più storia, e la cronaca è bene la fanno i giornalisti. Però, visto che insomma la moda è un po' quella, io pur rifiutandomi di parlare di politica piuttosto che di attualità, perché non è il mio campo, sono un insegnante di materie letterarie, storia, volendo di storia dell'arte, ma sinceramente volevo approfondire un argomento che ha a che vedere in qualche maniera con la nostra. Con i nostri argomenti, con la scuola e in particolare volevo parlare dell'esame di Stato. Ho avuto modo quest'anno per la prima volta nella mia vita, sullo sfondo vedete il gatto, la prima volta nella mia vita di partecipare a un esame di Stato di conclusione del secondo ciclo. Cioè il cosiddetto esame di stato delle superiori. Il gatto vuole partecipare. Allora, questo esame è molto interessante. Dopo gli anni dovuti ai cambiamenti, gli anni caratterizzati dai cambiamenti dovuti al Covid, siamo tornati a una formula simile a quella precedente. L'ordinanza con cui è stato in qualche maniera stabilita la modalità di svolgere l'esame è appunto questa che vedete, in cui nell'articolo 22 si dice che il colloquio è disciplinato dall'articolo 17,9 del decreto legislativo 62 del 2017 e ha finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. Accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale, PECUP. Nello svolgimento dei colloqui, la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. Il curriculum dello studente. Cosa c'è nel curriculum dello studente? Nel curriculum dello studente c'è il percorso di studi, competenze, conoscenze, abilità acquisite in ambito informale, le varie certificazioni linguistiche o meno che lo studente ha conseguito nel corso degli anni e l'eventuale attività extrascolastica. Dice per presentare al meglio chi sei. Vediamo un po'. Allora, nella prima parte, abbiamo le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale. Cosa significa? Vediamo un esempio molto semplice. C'è il nome e il cognome, c'è scritto le scuole che uno studente ha fatto e le ore che ha fatto in ogni anno di ogni materia. Ora, sinceramente, a me questo cosa mi dice di uno studente? Niente. Non mi dice assolutamente nulla, perché questo mi dà delle informazioni abbastanza comuni, sì. Io vado a vedere eventuali certificazioni, buono,
Interessante, ma non assolutamente, non mi va a dare delle informazioni in più, cioè capire questo studente, per esempio, averci le varie medie dei vari anni, sapere se questo studente ha avuto intenzione di cambiare. Tutto questo devo chiedere ai membri interni. Quindi a me, il curriculum dello studente, in realtà mi serve poco o niente per fare quello che mi dice di fare l'ordinanza. Andiamo ancora a vedere l'ordinanza. Ai fini di cui al comma 1 il candidato dimostra nel corso del colloquio di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare conoscenze acquisite, bla bla bla, di saperle analizzare ritmicamente, di aver maturato le competenze di educazione civica. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi del materiale scelto dalla commissione classe, cioè questo significa che prima degli esami viene scelto del materiale da far vedere al candidato, che il candidato da lì parte e inizia a creare il suo percorso. E fin qui va tutto bene, perché no? Il problema è che poi viene detto chiaramente durante la riunione preliminare non fare domande. A questo punto mi è venuta una domanda a me. A parte che in certi casi è impossibile non fare domande. Ora, parto dal principio che io non faccio domande tipo interrogatori dagli anni, da prima del 2010. E vabbè, qui sono 13-14 anni e non faccio questo tipo di domande. Le mie domande sono sempre: parlami di cosa ne pensi di. Come possiamo spiegare questa cosa? Sono diverse. Non è cosa successe il 4 settembre 1260 alle 8 del mattino a Ponta Tressa. No. Questo potrebbe essere divertente, però. Allora, il problema è questo. Io non posso fare domande. In certi casi è impossibile non fare domande. Però, al di là di questo, poi la cosa in qualche maniera funziona perché siamo tutti professionisti e quindi riusciamo a far. Ora, il problema è un altro. In questa maniera l'esame diventa un atto amministrativo. Ora, la domanda mia è, e l'ho già fatta a colleghi illustri, esimi e di comprovata esperienza. Per quanto riguarda l'esame di Stato, io sono un novizio per l'esame di Stato, nonostante i 20 anni di carriera, ma l'esame di Stato è la prima volta lo faccio. E lo farò volentieri anche gli anni prossimi, perché comunque ho trovato, ma stressante, però ho trovato un che di divertente. Ora mi chiedo, a cosa serve l'esame di Stato? Cioè, è un esame di licenza, cioè un esame in cui si consegue un titolo? O è un esame in cui semplicemente si stabilisce che si ratifica che il candidato ha completato un percorso di studi? Perché per dire l'esame di laurea è un esame ratificante, ti hai fatto 20, 40, tutti gli esami che vuoi, arrivi in fondo con una tesi che hai preparato col relatore, col controrelatore, è un anno ci lavori, vai lì, a meno che non c'è scritto che Cristo è morto dal sonno, è impossibile che ti mandino, non ti diano la laurea. Cioè la laurea te la danno perché hai fatto tot esami. Poi magari ti attribuiscono un punteggio. Allora, o è così, allora a questo punto non mi fai fare prove scritte, mi fai fare veramente la presentazione di un percorso, di una tesina, ma perché le prove scritte a quel punto? Cioè mi fai fare due prove scritte con tutto ciò che ne consegue come se fosse un esame di licenza. Se fosse un esame di licenza, allora è fatto di scritti orali e all'orale mi spolpi vivo perché vuoi vedere se ho
assunto le competenze. Le competenze non si prendono, non si dimostrano soltanto dimostrando le proprie conoscenze, ma proprio nella dialettica con chi hai davanti. È questo il discorso. Messo in questa maniera sta diventando sempre più un atto amministrativo. Perché? Ma se il candidato mi dice, scusate il termine, una tavanata galattica, come diceva Ezio Greggio, non voglio prendermi la paternità di questa battuta. Ma se il candidato mi dice una enorme corbelleria, io che devo fare per non turbarlo, sto zitto? Oppure, cosa devo dire? Ho visto che ci sono due diverse scuole di pensiero, c'è chi sta zitto e poi dopo gli mette 8 ventesimi o 6 ventesimi, c'è chi non sta zitto e fa degli occhi come dei fanali da nave, c'è chi non sta zitto e dice scusi, ma è sicuro di quello che dice, prendendosi a volte anche un po', dice ma lo stai mettendo in difficoltà, ecco, che mettere in difficoltà? Ora non faccio nomi, non faccio esempi perché non è il caso, ma la domanda che mi risulta, che mi viene è questa: ma noi cosa vogliamo fare con l'esame di Stato? Vogliamo fare semplicemente ratificare la fine di un percorso, allora basta con questi esami scritti. Ma che senso ha? Questi ragazzi si sono fatti 5 anni di scuola, con minimo per ogni materia 4 verifiche all'anno, 4 interrogazioni quando c'erano nelle materie scritte. Si sono presi i debiti da recuperare, i debiti durante l'anno, recuperi, arrivi alla fine dei 5 anni, li fai fare due altri compiti? Ora, o me li fa fare su tutto quanto gli argomenti di tutti e 5 gli anni, perché è quello, cioè te mi vuoi valutare che io so, conosco la materia, allora mi fai su, cioè nelle materie tecniche funziona, ma allora di storia ti chiedo le civiltà idrauliche. Quindi, o faccio in quel modo. Oppure, che faccio? Allora a questo punto non ti metto gli iscritti e ti faccio soltanto un atto amministrativo. Hai fatto questo, ora lei mi parla di un approfondimento su quello che abbiamo fatto. Altrimenti, se ho l'esame di licenza per dire tu hai un titolo, io quando faccio l'esame, il concorso per d'abilitazione, è un esame di licenza, mi danno un documento e mi dice posso insegnare, allora mi chiedi uno scritto, un orale in cui mi spulci. Ecco, secondo me bisognerebbe capire una volta per tutte cosa di preciso vogliamo fare con l'esame di Stato, perché così è un ibrido che ho paura che non serva a niente. Io la certezza non ce l'ho in tasca, però la paura che non serva a niente inizio ad avercela. Fuori fa sempre molto caldo. Finché le temperature non si abbassano, mi vedrete al buio.